migliaia al Tattoo Expo, affluenza da tutta Italia al Polo Fiere di Lucca per l'ultima giornata della kermesse dedicata al tatuaggio. Torre delle Ore, proteste per i rintocchi. Alcuni residenti protestano per il rumore del restaurato orologio in centro storico a Lucca. Lo sport, CGC travolto dal Lodi, i bianconeri perdono 4-1 in trasferta in gara 2 della semifinale playoff di hockey. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi, in primo piano il Tattoo Expo, appuntamento che è diventato ormai tradizionale per Lucca, la kermesse dedicata al tatuaggio che ogni anno attira migliaia e migliaia di persone da tutta Italia. Così è stato nell'ultimo giorno della manifestazione anche quest'anno. Vediamo. Migliaia di persone da tutta Italia al Polo Fiere di Lucca per l'ultima giornata del Lucca Tattoo Expo, la kermesse dedicata al mondo dei tatuaggi. Una domenica che si è aperta sotto il segno delle migliori prospettive, come ci ha detto l'organizzatore Francesco Cerasomma. Il bilancio è più che positivo perché ad esempio venerdì sono venute qualcosa come 500 persone in più rispetto all'anno precedente. Ieri siamo nella media normale ed oggi ci aspettiamo il grande afflusso come sempre. E l'afflusso non ha tradito le attese. In tanti si sono riversati all'interno del polo tra gli stand dei 230 tatuatori che sono arrivati da numerose città italiane, oltre che dalla Svizzera, Germania, Portogallo, Regno Unito, Ucraina, Russia, Brasile e Stati Uniti. Ovviamente in molti sono venuti appositamente per farsi fare un tatuaggio. Cosa ti stai facendo tatuare? Dei ghirigori con un fiore, con una ninfea. Due rose con una scritta. Se sono indiscreto, che scritta è? Ohana significa famiglia. Cosa ti stai facendo tatuare? Un ventaglio. Significato? Mi piaceva. Tra gli stendisti c'era anche Alle Tattoo, al secolo Alessandro Bonaccorsi, il tatuatore modenese che ha recentemente stabilito un record mondiale, producendosi nella sessione di tatuaggio più lunga al mondo, 60 ore, utilizzando ben 5 tecniche diverse. Sua partner in questa impresa è stata l'imprenditrice Serena Cavani, 32 anni, di Formigine. Che cos'è il tatuaggio per te? Una forma d'arte, un trasmettere qualcosa, un decorare il mio corpo. Io così mi sento completa, è come se avessi un bel vestito addosso, che però ce l'ho sempre su di me, mi decora. Bonaccorsi ha appena finito di girare proprio a Lucca una trasmissione televisiva che dovrebbe andare in onda sul canale di Max. Che cosa chiedono soprattutto le persone che vengono a farsi tatuare? Secondo me la cosa più importante adesso è che chiedono la personalizzazione, perciò bisogna che sia un qualcosa di loro e solo loro, perciò noi disegniamo, interpretiamo i loro sogni, i loro desideri e glieli mettiamo su pelle. Nel corso della 3 giorni, oltre a trovare artisti per ogni genere di tatuaggio, i visitatori hanno potuto partecipare a numerose iniziative collaterali. Musica, l'esibizione di Braccio di Ferro a cura dell'omonima federazione e una sorprendente mostra di auto che non si vedono spesso sulle nostre strade. E adesso le notizie di cronaca. A partire da Borgo a Mozzano c'è stato un incidente in via di Motrone. Un trattore si è ribaltato e l'uomo che era alla guida ha subito un trauma facciale e toracico. È stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale di Cisanello. E poi le notizie della Versilia. Una ragazza si è infortunata mentre stava percorrendo un sentiero sul Monte Forato, versante lucchese. È scivolata per 15 metri riportando una sospetta frattura del bacino. È intervenuto l'elisoccorso Pegaso. A Viareggio è stata vietata temporaneamente la balneazione a fini precauzionali per la Marina di Ponente e il Fosso Abate Sud. Il provvedimento si è reso necessario dopo le analisi dell'ARPAT richieste dall'amministrazione comunale, che hanno evidenziato una minima presenza di batteri E. coli sui campioni effettuati. E adesso vediamo due fotografie. La prima si riferisce alla nottata di atti vandalici che c'è stata in Darsena, sempre a Viareggio. Sono state imbrattate le facciate di diverse abitazioni in via Trento e via Paolo Savi, sul marciapiede e sull'asfalto della strada, anche cocci di vetro e bottiglie rotte. Quando la mattina gli abitanti si sono resi conto di quanto accaduto, hanno informato la polizia municipale. E poi ieri sera a Camaiore, in via Battisti, due macchine sono state danneggiate da un automobilista che ha perso il controllo della propria auto e poi è scappato. Stavolta però
grazie alla collaborazione di un cittadino e al tempestivo intervento degli agenti della Polizia Municipale di Camaiore, l'auto è stata intercettata a Capezzano e fermata. Il conducente, 42 anni, è risultato in stato di ebbrezza, quindi gli è stato sequestrato il veicolo e l'uomo è stato denunciato. Torniamo adesso a Lucca per la protesta di un gruppo di residenti in centro storico per i rintocchi della Torre delle Ore. Dopo tanti anni, grazie ad un complesso lavoro di restauro, i rintocchi della Torre delle Ore sono tornati a segnare lo scorrere del tempo a Lucca. Ma il ritorno alla tradizione non è stato gradito da tutti, anzi, alcuni residenti in centro storico hanno inviato una lettera al sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, spiegando che i rintocchi stanno provocando disagio e disturbo a chi abita vicino. La circostanza è stata rivelata dallo stesso sindaco a Noi TV. Già in partenza il comune aveva limitato il numero dei rintocchi della campana, proprio per evitare proteste e riportare comunque in vita l'antica funzione della torre. E la campana non suona di notte, i rintocchi ci sono solo di giorno, ma evidentemente non è bastato. Se poi tutto questo deve essere di estremo disturbo e dobbiamo togliere il sonno alle persone che abitano lì vicino, beh, le limiteremo ancora, probabilmente batteremo soltanto alcune ore soltanto, le più significative nella giornata, perché poi bisogna trovare un punto di mediazione. O eliminiamo del tutto la funzione della Torre delle Ore, ma allora non c'è bisogno di chiamarla così, perché si chiamerà Torre delle Ore, ma la Torre delle Ore non sarà più, e rifletteremo ancora su questo. Andiamo adesso a Bagni di Lucca per la presentazione dei progetti che riguardano i 4 milioni di euro arrivati dal governo. Si è svolta presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri a Bagni di Lucca la conferenza stampa per spiegare nel dettaglio i progetti che hanno portato nella città termale oltre 4 milioni concessi dal Ministero degli Interni sotto il governo Gentiloni. I finanziamenti riguardano la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole del capoluogo per un importo di 1.730.000 euro, mentre 1.652.000 euro saranno investiti per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località La Scesta, che ospiterà infanzia e primaria. 130.000 euro sono invece destinati al completamento della struttura nei pressi del villaggio globale e 830.000 euro per il recupero e la ricostruzione di nuovi impianti alle piscine comunali di Villa Ada. Il finanziamento si completa poi con altri 50.000 euro che saranno destinati all'illuminazione pubblica. Questi quindi i progetti, sentiamo adesso i commenti a questa bella notizia per Bagni di Lucca. Ma io sono orgoglioso sinceramente per l'attenzione che i governi di centrosinistra hanno dato in questi anni al nostro territorio. Gli investimenti sono stati tanti, corposi, compresi in questa ultima tranche dove a fronte di una disponibilità a livello nazionale di 150 milioni, 12 e rotti milioni sono venuti in provincia di Lucca, nei nostri territori. Nello specifico di Bagni di Lucca la situazione scolastica era veramente molto complessa e si interviene con decisione sia su una scuola chiusa sia su una scuola che aveva bisogno di essere messa a norma, ma si interviene anche sulle piscine e sugli arredi urbani. Quindi un buon rilancio, un momento molto favorevole. Beh, bel successo per questa amministrazione. Dopo appena 10 mesi, 4 milioni e mezzo di finanziamenti, progetti presentati, idee chiare e non solo questi finanziamenti, un'amministrazione che sta lavorando seriamente e mantenendo gli impegni che ha preso con i propri cittadini. Abbiamo lavorato in un'ottica molto accelerata per vedere di portare quanto prima un risultato sul territorio. Questa è una grande opportunità, un'opportunità che abbiamo colto con la presentazione dei progetti, l'abbiamo fatto, è un lavoro di squadra dell'amministrazione, dei tecnici eccetera. Devo ringraziarli tutti chi ha partecipato a questo lavoro, devo ringraziare in particolare i nostri rappresentanti, l'onorevole Mariani, il senatore Marcucci che hanno seguito questi progetti, ci hanno informato puntualmente sul loro iter, questo dimostra veramente l'attaccamento che hanno avuto e che hanno sul territorio della nostra valle. È tutto per la prima parte del TG, ora la pubblicità e subito dopo lo sport.